Ciao, siamo a Roselle, antico sito archeologico etrusco, urbanizzato dagli Etruschi nel VII secolo a.C., uno dei siti più belli da vedere ed esattamente ubicato nella provincia, nel comune di Grosseto. Seguitemi in questo itinerario e vedrete attraverso le mie foto, le mie immagini, dei posti veramente suggestivi. Eccoci nella città di Roselle, la città etrusca, in seguito divenuta romana, a causa dell'insediamento dei Romani avvenuto nel 294 a.C. Il console Lucio Postumio Megello, racconta lo storico Tito Livio, venne qui e si impadronì della città. La rase completamente al suolo, tanto che Livio racconta che non solo la campagna fu distrutta, ma anche la città stessa. Oltre 2000 persone furono fatte prigioniere e poco meno di 2000 invece uccise lungo il muro di cinta della città. Fu soltanto nel primo secolo d.C. che la città, cioè almeno 3 secoli dopo la conquista romana, che fu, ricostruita completamente, quindi monumenti, edifici, frutto della protezione ovviamente dell'imperatore e della generosità delle famiglie ricche locali. Possiamo vedere ciò che resta delle costruzioni romane sul sito di Roselle. Fu soltanto durante il periodo imperiale che la città cominciò a decadere. Ma non solo Roselle, questo concerneva un po' tutte le città romane. Nel Medioevo, benché fosse sede episcopale, si ridusse ad un centro modesto, molto modesto, una distesa molto limitata rispetto alla città romana antica. La fine di Roselle fu decretata attraverso una bulla papale del 1138, anno in cui Papa Innocento III decretò lo spostamento della sede vescovile di Roselle nel vicino centro di Grosseto. Personaggio storico del XIX secolo, nel 1800, George Dennis, diplomatico ed erudito inglese, passando attraverso la Maremma, si fermò qui e descrisse questo posto come una solitudine selvaggia di pietre, in stato completo di abbandono. Della città, esattamente sotto al foro in cui ci troviamo esattamente ora, sotto al foro di età romana, si conservano le costruzioni etrusche più antiche. L'edificio Quattrocento che stiamo vedendo è costituito da un unico vano con due recinti, da interpretare forse come luogo di culto, costituito da due stanze rettangolari, l'edificio adiacente probabilmente adibita a funzione pubblica. In corrispondenza dell'angolo sud-occidentale del foro sorge un edificio destinato con probabilità al culto della dinastia imperiale Giulio-Claudia, curato dal collegio sacerdotale dei Flamines Augustanes. L'aula, a pianta rettangolare, era in origine munita di un'abside, poi chiusa da un muro con due basamenti aggettanti, mentre i lati lunghi erano scanditi da cinque nicchie. Le strutture, in opus reticulatum, erano decorate da intonaci policromi e da lastre marmoree fissate mediante grappe in bronzo. Lo scavo ha restituito numerose statue, oltre ad una statua maschile loricata,
davanti all'edificio è collocata una riproduzione, che possiamo notare, si ricordano due sculture sedute, assimilate nella iconografia a Giove e Giunone, che potrebbero ovviamente raffigurare l'imperatore Claudio e Livia, moglie di Ottaviano Augusto, divinizzata da Claudio nel 42 d.C. Siamo davanti ad un'antica cisterna per il recupero dell'acqua piovana. Come potete vedere, nella sua semplicità era comunque ingegnosa. Ci sono dei gradini all'interno, potete immaginare i ragazzi, gli uomini, le donne che si avvicinavano e scendevano i vari gradini per raggiungere il livello dell'acqua. Ci troviamo nel quartiere artigianale, sorto intorno al V-IV secolo a.C., in seguito divenuto quartiere residenziale in periodo romano. In epoca arcaica, su questa collina a sud, sorgeva appunto un quartiere a vocazione artigianale. Qualche forno utilizzato per la cottura delle ceramiche è ancora visibile. In epoca romana, attorno a questo sito furono costruite delle abitazioni, tutte lungo la strada imperiale. Ci troviamo dietro alle spalle del foro, che appunto è dall'altro lato. Questa serie di edifici pubblici sono sorti sotto l'antica cinta muraria etrusca, della quale restano dei blocchi squadrati, come possiamo vedere in alto, oltre il quale, salendo per quella collina, probabilmente era la zona augurales in cui i sacerdoti etruschi osservavano molto probabilmente il volo degli uccelli. Ci troviamo ora nella sede del Senato locale, conosciuto all'epoca come la Basilica dei Bassi, per via del nome Bassus, la statua del personaggio con mantello che appunto rappresentava Bassus. L'abside ospitava l'effigie di un giovane seduto a busto scoperto, che l'iscrizione identifica con Valerianus Frater, e quella di una giovane donna, Priscilla Soror, mentre da una nicchia vicina proveniva un personaggio col mantello, appunto Bassus. Ci troviamo nell'anfiteatro realizzato nel I secolo d.C., ovviamente dai Romani. Potete vedere la struttura in opus reticulatum, l'eco, che quindi il posto non necessitava di amplificazione in quanto realizzata in modo naturale. La struttura è lunga circa 40 metri, 39 metri per 25. Attualmente vengono ancora.